Ciao Davsim, non sappiamo ancora se Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione, però abbiamo due ipotesi concrete su chi potrà essere il suo successore sulla panchina bianconera. Ipotesi concrete, non toto allenatori, non siamo qui a fare un brainstorming sulle nostre personali preferenze. A me piace questo, a me piace quello, vedrei bene anche questo altro allenatore. Certo, potete tranquillamente farlo nei commenti qui sotto, possiamo tranquillamente ragionare in questi termini, ma soprattutto osserviamo quelli che sono veramente due nomi concreti alla Juventus nelle ultime ore da parte di diverse fonti giornalistiche. Si parla infatti del fatto che per Andrea Agnelli il nuovo allenatore della Juventus dovrà essere Zinedine Zidane. E ci sarebbe con lui anche già un preaccordo siglato in realtà da mesi, da molto tempo. Per invece Fabio Paratici la prospettiva migliore sarebbe Pep Guardiola. Quindi c'è divisione, se così possiamo dire, all'interno della dirigenza della Juventus, o comunque c'è, diciamo, ci sono due prospettive diverse, poi vedremo quale andrà a prevalere, circa il nuovo allenatore della Juve, chi dovrà essere il nuovo allenatore. Ripeto, non siamo qui ad esonerare noi Allegri, non lo stiamo cacciando, però dobbiamo serenamente discutere della possibilità che se ne vada a fine stagione. Ve ne ho anche già parlato, in realtà la possibilità è abbastanza concreta per tutta una serie di fattori, per il fatto che il contratto di Allegri scade nel 2020 e che senza il raggiungimento quantomeno delle semifinali di Champions non sarebbe ipotizzabile un rinnovo da parte della società e di conseguenza non sarebbe ipotizzabile che Allegri rimanesse fino alla scadenza del contratto perché questo comporterebbe dover lavorare senza l'adeguata fiducia da parte della società. Inoltre c'è anche un discorso economico se la Juve esce dalla Champions agli ottavi di finale. E lo sapremo tra pochi giorni, ci saranno diverse decine di milioni di euro praticamente persi, buttati per la mancata, appunto, per il mancato superamento di ulteriori step nella Champions League attuale. Quindi tutta una serie di situazioni che portano a pensare che comunque Allegri sia più fuori che dentro la Juventus, e allora parliamo di queste due ipotesi. Due ipotesi che a me allettano entrambe, sinceramente. Io vi dico subito che preferirei Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lo vorrei sulla panchina della Juventus da molto molto tempo, o diciamo comunque da almeno un paio d'anni, vedendo quello che ha fatto sulla panchina del Real Madrid. So già come la pensano molti di voi su Zidane. Sì, però non ha ancora, diciamo, abbondantemente dimostrato, perché ha vinto tre Champions con una squadra, tra virgolette, secondo alcuni, favorita dagli arbitri, ma comunque troppo forte per non vincerla. Ecco, io su questo non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché la forza di quel Real Madrid era tanto merito di Zidane. Tant'è vero che appena Zidane è andato via, nonostante sì, vabbè, è andato via anche Ronaldo, ma comunque tutto il resto della squadra c'era, il Real Madrid è calato a picco e continua a non essersi veramente ripreso. Segno che Zidane quel qualcosa in più lo dava, quantomeno ai giocatori. A livello motivazionale, a livello emotivo, a livello psicologico, cioè la partenza di Zidane potrebbe aver pesato quantomeno come impatto psicologico sui giocatori, ma c'è anche un altro dato che è quello tecnico, la valorizzazione, la forte valorizzazione di tanti giocatori, l'esplosione di tanti giocatori grazie a Zidane che sono diventati utili, anzi a volte determinanti, grazie al modo in cui l'allenatore li ha sfruttati appunto al meglio nella rosa del Real Madrid. Quindi Zidane ha avuto tanti meriti, e poi sinceramente non possiamo sostenere allo stesso tempo che Allegri non è criticabile perché ha vinto 4 scudetti e 4 Coppe Italia, ma Zidane è criticabile nonostante abbia vinto 3 Champions, perché vincere 3 Champions non l'ha mai fatto nessuno, 4 scudetti neppure, però parliamo di una cosa italiana, mentre la Champions è europea ed è molto più difficile vincere una Champions che 4 scudetti. Su questo penso che siamo abbastanza d'accordo, oltre al fatto che la Juve pure è molto molto forte per il contesto italiano, quindi il discorso il Real Madrid la Champions la vinceva comunque, è lo stesso che facciamo in Italia, la Juve lo scudetto lo vinceva comunque. Insomma, non c'è da dare tanto discredito secondo me su Zidane, ma da apprezzare molto i suoi pregi. Perché preferirei Zidane a Guardiola? Non per un fatto tecnico però, non dico che Zidane sia più bravo ad allenare, anzi è indubbiamente più bravo Guardiola, perché Guardiola è più allenatore, allena da più tempo, Zidane da meno, ha meno esperienza, ma preferirei Zidane perché passare da una filosofia di non gioco con Allegri, nel senso una filosofia minimalista, un approccio calcistico e tattico minimalista, senza una vera filosofia su come stare in campo, ad una invece filosofia talmente ben congeniata, ben collaudata da essere quasi un modello, secondo me c'è troppa distanza. Cioè con Guardiola faremmo troppo un balzo in avanti senza fare lo step intermedio, che è appunto Zidane, che è pure lui un gestore, che è pure lui un allenatore, diciamo, da carta bianca, nel senso che non dà un'impronta particolare, diciamo, particolarmente identificata.
praticabile alle sue squadre, però rispetto ad Allegri riesce a valorizzare molto di più i singoli e quindi in questo senso fa giocare le sue squadre meglio. Sarebbe la giusta via di mezzo in questo senso rispetto ad un salto in avanti come Guardiola, però va detta anche un'altra cosa. Al di là del fatto che Zidane è juventino, io sto parlando con questa maglia perché questa è stata la prima maglia di Zidane, mi permetterete un attimo anche questo tipo di riferimento, diciamo, di messaggio subliminale, che non è, che messaggio subliminale vero non è. Ma dicevo, per quanto riguarda Guardiola va detta anche un'altra cosa, e che il, cioè che il treno Guardiola non passa due volte. Io credo che Guardiola sia un allenatore di grandissima ambizione, lo sappiamo, lo vediamo, ha vinto tantissimo, è uno che vince le finali e ve ne ho già parlato, e credo che sia uno che ha già le idee chiare nel percorso della sua carriera. Lui sa che verrà in Italia, sa che verrà ad allenare molto probabilmente la Juventus, vuole venire in Italia e vuole allenare la Juventus, non ha forse ancora deciso quando, e qui è qui che c'è poi l'importanza di un'eventuale trattativa per prendere Guardiola da parte di Paratici e comunque da parte della dirigenza della Juventus, ma sa che vuole venire da noi. Questo è quello che penso io, e quindi bisogna capire qual è il momento migliore per chiamarlo, perché se chiami Zidane e Zidane va bene e fa un grande ciclo vincente, e comunque sia, lo speriamo, poi Guardiola potrebbe venire troppo tardi, aspettare troppo tempo e non venire mai. È chiaro che non ce l'ha detto il medico di avere Guardiola come allenatore, però sinceramente qualcuno di voi sostiene, ritiene che Guardiola non debba mai diventare allenatore della Juve, o siamo un po' tutti convinti che la speranza è quella? Speriamo un po' tutti che Guardiola prima o poi diventi l'allenatore della Juve. Credo più la seconda, perché Guardiola è uno dei migliori allenatori su piazza e probabilmente il migliore in assoluto, proprio come allenatore, come conoscenze, come competenze, come capacità. È veramente un grandissimo. Poi può anche non piacere, può anche non piacere come stile, può anche non piacere per il fatto che non è uno che vince, 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 anche se ha vinto tantissimo. Nel senso che anche lui ha lasciato per strada le Premier, anche lui ha lasciato per strada le Champions e i campionati, però è un allenatore che dà una rivoluzione ad una squadra come la Juventus, che in questo momento più che mai ha bisogno di una rivoluzione, perché ha bisogno di trovare una sua identità avendola evidentemente persa, anche per colpa del fatto che Allegri questo tipo di l'identità Allegri non riesce a darla, perché è troppo da carta bianca, appunto, pure lui come allenatore, cioè è un po' un foglio vuoto da riempire poi un po' come capita, ma senza una vera filosofia, senza una vera identità. Quindi questi, diciamo, secondo me sono i parametri del dibattito, della discussione. Questi, diciamo, sono i pregi di Zidane e quelli di Guardiola, e i difetti di Zidane e quelli di Guardiola come opportunità. Non vi parlo tanto delle caratteristiche dei singoli allenatori, né vi sto, diciamo, proponendo delle statistiche, come avete visto. Parliamo soltanto di quelle che sono diciamo, i vantaggi e gli svantaggi delle due opportunità messe a raffronto sullo stesso piano. Ditemi la vostra allora, e vedremo tra qualche mese che cosa sarà successo e chi sarà eventualmente il nuovo allenatore della Juventus. Magari nessuno dei due, chi lo sa. Ci vediamo allora nei commenti, grazie per aver guardato, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e sempre forza Juve.